Davide, se cominciamo. Sì, non so manco da dove. Comincio io. Allora, intanto buon pomeriggio e benvenuti. Io sono particolarmente felice di essere stata invitata oggi pomeriggio dall'artista di Calcata, Costantino Morosin, a dialogare con lui e a raccontare a voi tutti della sua opera, anzi di una parte della sua opera, a cui lui ha dedicato gli ultimi decenni. Parallelamente a altro. Del suo tempo. E cioè il mondo dei Signa. Intanto per cominciare vorrei dire che Costantino è un artista. È un artista nel senso che è quello che fa e fa quello che è, sempre. Noi lo incontriamo nella piazza, nei brevi momenti in cui esce dal suo studio pensatoio e in quel momento lui sta continuando a pensare alle sue opere. In qualsiasi modo lui guardi la realtà, lui continua a pensare alle sue opere, al suo lavoro. E questo lo rende un artista. Questa è la prima cosa che volevo dire. Perché? Perché quando avviene questo, cioè quando un artista è quello che fa e fa quello che è, si crea in lui una particolare dimensione di contemplazione. Per cui lui diventa una specie di recettore universale, capta qualcosa che non tutti noi captiamo. E in questo penso sia il senso dell'arte di Costantino. E vorrei raccontarvi una piccola mia, diciamo, impressione, sensazione per introdurvi a questa questione del mondo dei Signa. Caravaggio. Ecco, non che io voglia dire che l'opera di Costantino abbia a che fare con l'opera di Caravaggio, ma ha a che fare con il problema, con la questione che c'è dentro l'opera di Caravaggio. La novità di Caravaggio è quello sfondo scuro. È quello sfondo infinito. Dietro a quello sfondo infinito che non si può misurare, c'è uno spazio e un tempo che non si possono misurare. E questi nascono dal pensiero di Niccolò Copernico e dal pensiero di Giordano Bruno, che hanno fatto definitivamente dimenticare alla civiltà occidentale il mondo misurabile e ci hanno proprio catapultato in quel mondo, universo, che non è misurabile, a cui noi tutti anche oggi apparteniamo. Apparteniamo, ma siamo per non appartenere più, perché, come l'opera di Costantino ci insegna, stiamo entrando in un mondo un po' diverso, che ancora non conosciamo. L'arte si è sempre, nell'arte dei veri artisti, ha avuto sempre questo compito di farci percepire attraverso una nuova concezione di spazio-tempo, il mondo che ancora non capiamo, dove siamo e che ci aspetta. Perché Costantino insistentemente ci dice, quando lo incontriamo, sì, va bene, ma la mia opera, quella fatta prima delle sculture, dei dipinti, non la guardate più. Non perché lui rinneghi quello che ha fatto, che piace a tutti noi, ma perché in questo discorso dei Signa c'è veramente qualcosa di diverso che non c'è nel suo lavoro precedente. Io ci credo. Però per capire di che si tratta, forse la cosa da fare è entrare all'interno di un Signa e poi magari parlare del linguaggio, ma prima ci entriamo. Vediamo questo piccolo video. Vediamo il video, sì. Mm. Il Museo del Metaverso vive già su tutta l'estensione spaziale terrestre. Si può esplorare in maniera molto semplice,
sono immagini che però voi attraversate nella realtà dello spazio, in nave, in aereo o anche a piedi, grandi migliaia di chilometri con dettagli di pochi metri. Con la mia app vi avverto con un fischio quando le state attraversando. Signa Stella. Ho concepito un nuovo concetto di presenza nelle mie opere. Il linguaggio signa sembra evidenziare la natura quantistica della coscienza, come dice il nostro conterraneo Faggini. Ognuno attraversa queste opere in modo sempre diverso e personale. E dentro a Rubino. Un'opera che ho chiamato Messenger. Sono centinaia, migliaia di geoglifi immateriali signa, qualcuno nascosto anche nel fondo dell'oceano, e grande solamente pochi metri, come questa scritta, la volete trovare? Qui invece siamo a Cupertino, a Apple Park. Sono i dettagli site-specific, attraversabili in forma esperienziale, a dare il senso alle mie opere. Segni immateriali che rimarranno durevoli riferimenti negli sconvolgimenti dell'antropocene. Bene, una prima idea ce l'abbiamo avuta. E adesso andiamo in Brasile. Sì, volevo dire che, due secondi, aspetto fondamentale, come avete visto, è il concetto di presenza. Noi siamo in presenza di un quadro qualche volta, no? E ci mettiamo davanti al quadro. Qui siamo in un altro genere di presenza, siamo dentro all'opera come potremmo essere dentro a un'architettura. E sviluppandosi questa azione nel tempo diventa un evento, cioè è un'opera che è evento in sé, ha dentro gli aspetti del teatro, dell'architettura, delle arti visive, cioè sono nuove cose permesse appunto da nuove tecnologie. Adesso vediamo alcuni esempi di opere, tre in particolare. Le opere che sono finora pubblicate sono più di 60, con 400-500 disegni all'interno particolari. E comunque adesso cominciamo con Signa Soia, Brasile. Signa Soia. Siamo quindi in Brasile, nello stato di Rondônia, e nella città di Yaru. Perché? Perché questo è stato identificato da Costantino come un luogo simbolo della distruzione e del consumo della foresta pluviale. E l'opera che ha costruito in questo luogo è di 39 km per 35 km. Al suo interno, la sua diciamo iconografia di base è una maschera generata dall'unione di tre punti, e questi tre punti raffigurano dei baccelli di soia. Li avete visti quando si vedeva l'immagine? Questi tre qua radiali sono dei baccelli, comunque poi li vediamo perché... All'interno di questa immagine complessiva, come vedete, ci sono diverse immagini, esattamente 30 immagini,
che costituiscono delle stratificazioni sia iconografiche che iconologiche, quindi sia di disegno che di significato all'interno della maschera, diciamo, generale, dell'opera generale. Quali sono queste immagini particolari che costruiscono? Dunque, questa opera è tutta attorno, è centrata su Yaru, che è un paese nato improvvisamente appunto dalla distruzione del territorio per la coltivazione della soia, e sta sull'asse, vedete, questa è la strada, è un elemento della Transamazzonica. Oltre alla gente di là, volevo interessare anche chi ci passa, ecco, e rappresentarli. Comunque, per rispondere, cosa devi... Tutte queste piccole immagini che noi vediamo, che cosa sono, cosa raffigurano? Cioè, adesso... Chi sono? Era dalle elementari che non dicevo, comunque. Cioè, stanno tutte queste immagini, no? Intanto tu mi hai raccontato una cosa, che stilisticamente derivano da graffiti rupestri che si trovavano proprio in quella zona, quindi c'è una connessione tra l'immagine di oggi e l'immagine di migliaia di anni fa. Sì, certo, prima si parlava del bacello di soia, no? Adesso vi mostro un attimo cioè, come nascono queste opere così, ma proprio rapidamente. Questa è nata da appunti che ho fatto in macchina, per esempio, no? Appunti dove, per esempio, qua una delle prime cose è, dico, del Signa Soia, che è anche una trascrizione immateriale dei graffiti di Cerro Azul, che sono dei graffiti importantissimi lì vicino, cioè che hanno migliaia di anni. E questi segni che faccio io, appunto, in qualche maniera si rapportano a queste cose antiche. Questo, vedete, è il seme di soia. Il seme di soia ha tre grani dentro. Questo è come è nata l'idea della bocca, che dopo vediamo. Questa è l'idea di come è nato il primo disegnetto della cosa. Questi sono gli schizzi dei camion e delle macchine che ho fatto lì per lì. Ma ritornando qui, vedete, questi sono praticamente i bacelli di soia. Se vedete, ci sono dei personaggi che lavorano qui, perché quella è un'area in cui ci sono questo tipo di lavoratori, ci sono tantissimi elementi. Ho riunito praticamente degli elementi. Allora, qua abbiamo innanzitutto la bocca, che rappresenta quello che questo mostro, questa testa, questa maschera si mangia. Allora, cosa si mangia? Vediamo un po' qua dietro. No, si mangia tutte queste cose qua, cioè coinvolge tutte queste cose qua, dagli uomini ai minerali. Perché poi, se si va a guardare, sono tutte cose che adesso qui si vedono poco, ma basta zoomare e si entra dentro al racconto, no? Cioè, questa bocca, questa grande bocca, c'è questo elemento qua, che è la soia, dove va a finire? Va a finire una parte agli animali, una parte ai pesci. Non per niente c'è questa strada della Transamazzonica, che in qualche maniera coincide con i bacelli di soia. Intorno a questa maschera ci sono due personaggi. Uno, è tutto chiaro perché la soia? Uno è questo personaggio qua, che siamo noi, che stiamo telefonando, che siamo in contatto remoto, eccetera, eccetera. E l'altro è questo qua, che è uno di questi che abitano là. Però, visto tra tanto tempo, cioè pensavo che questa opera dura nel tempo, di conseguenza anche quello che si vedrà sarà calcolato con un'idea, non questa di adesso, ma un tempo futuro. Vediamo che questo, una cosa che sul figuro mi sono fermato è su questo braccialetto. Vedete che il braccialetto ha la forma di un trattore,
e il trattore, vedete come poi nella realtà dello spazio reale, dove cade il braccialetto? Cade in una strada, questa qui, dove c'è il trattore. Cioè, chi attraversa quella strada là praticamente incontra questo dottore, incontra questo braccialetto. Ha scritto Costantino. Chiedo ai giovani artisti brasiliani e in particolare di Yaro, ma anche alla gente, ai camionisti della strada BR364, di scoprire, attraversare e condividere con gli amici e con me attraverso questa mobile app i commenti e la loro scia dentro ai tracciati di quest'opera dal titolo Signa Soia, composta da molti elementi figurativi signa che nel territorio di Yaro possono diventare anche nuovi riferimenti toponomastici in spazi territoriali che la trasformazione industriale e lo sradicamento della cultura ha reso innominabili. E poi mi piacerebbe che l'opera Signa Soia, affidata alla tecnologia satellitare e alla digital art, diventasse un punto di riferimento geografico per i camionisti che lavorano nella Transamazzonica, ma anche un motivo di riflessione per loro e per la gente che abita e vive l'economia di questi territori trasformati e depredati da chi nel mondo usa la soia della Rondonia per l'alimentazione di animali allevati in cattività. Dunque, vedete quante dimensioni ci sono? Una dimensione sociale, una dimensione virtuale, di linguaggio, il linguaggio antico, il linguaggio di oggi, ma soprattutto anche la presenza fisica di chi in quel posto, camminando attraverso l'app, incontra fisicamente l'opera di Costantino Morosin. Vediamo un po'. Passiamo un'altra? Ecco, sì. Adesso andiamo, vi portiamo nella Silicon Valley con l'opera Cats Apple Park, realizzata nel 2018. Aspetta. È un'opera nel vero senso della parola site specific, cioè, perché dico nel vero senso della parola? Perché oggi questo termine si usa abbondantemente per definire tantissime opere di arte contemporanea, in realtà anche in maniera un po' impropria. In questo senso, in questo caso invece di Costantino, il termine è veramente appropriato, perché è l'immagine dell'opera, il contenuto dell'opera che nasce proprio in quel luogo, per quel luogo e ha senso solo in quel luogo. Dove siamo? Siamo a Cupertino e l'opera è grande 830 metri per 1,10 km. Lì c'è l'Apple Park, cioè il parco che Steve Jobs ha commissionato all'architetto Norman Foster, ma non solo questo, ci sono anche dei gatti che camminano all'interno di questo parco, i gatti virtuali di Costantino Morosin, e che in qualche modo giocano in questo luogo, diciamo, molto, molto serio, che è la Silicon Valley e tutto ciò che ne deriva. È scelto di questa immagine, no? Dei gatti, che tu hai raccontato porta con sé il tema della domesticazione, e che tu sempre hai raccontato crea un parallelo tra l'incontro e la domesticazione tra l'uomo e l'animale, e l'incontro e la domesticazione che stiamo in qualche modo vivendo, passando, tra l'uomo e la tecnologia. Sì, questo avevo scritto, sì. Non lo so, che cosa fanno questi gatti? Che cosa ci dici di questi gatti? Well, sì, il tema dei gatti è un tema che ho trattato in tutte le salse, dalle sculture alle pitture, eccetera, eccetera. Ma tante volte il gatto non è un gatto, è un'altra cosa, quasi sempre, insomma. Ecco. Comunque, perché ho creato questi gatti qua? Perché non c'è un tema, diciamo, più, tra virgolette, coerente o inerente dentro a questo Apple Park?
perché in sostanza volevo dimostrare la forza di questo linguaggio, no? Io da remoto posso arrivare in un posto super protetto, super esclusivo, e mostrare a quelli che stanno lì delle cose che voglio io, l'ultimo dei remoti qua a Calcata. Cioè, questo è l'esempio della forza di questa, della potenza di questo linguaggio, che come abbiamo visto può essere indirizzato sia verso l'etica e sia verso altre cose. Parlando proprio del linguaggio, tu hai detto che utilizzi il minor numero di linee possibili. E in realtà questo tu non lo fai soltanto per i Signa, l'hai sempre fatto. Infatti ricordavi che tu hai già rappresentato molti gatti, sì. E che uno dei tuoi lavori degli anni '80, Il cammino di Bruna, riguardava proprio un gatto. Quindi questo stile sintetico non nasce per i Signa, è il tuo linguaggio, sì. Giusto? Volevo dire una cosa. Spesso non disegno in senso spazio-temporale con un segno così, no. I segni delle nostre matite o dei nostri pennelli sono come se noi camminassimo nello spazio-tempo, no? Spesso io parto da un triangolo disegnato e poi tiro i lati finché creo la figura. Cioè, questo è un altro approccio molto diverso. Cioè, non è più descrittivo, non stiamo più in quel mondo che ho imparato all'Accademia e che poi ho usato. È un'altra cosa, no? Un'altra cena. C'è una cosa carina che ho letto a proposito di questi gatti. Lui dice: ho avuto gatti, ho giocato ad ammaestrarli e quando ho dedicato del tempo ci sono riuscito. Siegfried, al quale avevo fatto un carrettino e i finimenti che fossero come fossero un piccolo cavallo, girava con questo intorno alla colonna del mio studio di Calcata, e Nanetta, che aveva le zampette davanti un po' più corte, le ho insegnato a camminare sulla lancia ed attraversare il cerchio di fuoco come se fosse un piccolo leone e io, ovvio, il domatore. Da una parte c'è questa idea quindi di un domatore artista che si mette sopra al parco di Steve Jobs, e quindi c'è in qualche modo una relazione tematica, e dall'altra parte tu dici anche i gatti sono quegli animali che hanno 100 vite. Perché sento, cioè tutte le opere Signa stanno sul sito, no? E tutte le opere hanno una scheda, come le opere che stanno nei musei, ha una scheda con tutti i dati e anche con una serie di riflessioni che ho fatto io. E di conseguenza sono opere che non si vedono solamente, cioè si possono leggere, si può capire un sacco di cose. Cioè, tante volte l'opera è anche l'occasione per una riflessione da parte dell'artista, cioè per una profondità, non so, cioè per vedere, per rivedere. In questo senso ci sono queste schede che parlano in maniera anche molto diretta della mia sensazione con l'opera. Non sempre parlo di stile o di linguaggio, eccetera, ma parlo anche di questi aneddoti, di queste cose. Beh sì, delle regioni che l'hanno portata, insomma. Sì. Tutto questo, diciamo, mondo abbastanza grande, abbastanza vasto, che si muove non soltanto sulla terra fisica, ma si muove in una sfera, diciamo universale, ecco. Si può usare il termine realtà aumentata, si può usare il termine metaverso, che però non è corretto. Unisce però, come unisce il mondo fisico e un mondo metafisico, unisce anche una dimensione così grande, universale, con una dimensione piccola come Calcata, dove tutto questo nasce, perché Costantino viaggia in tutti questi luoghi, crea in tutti questi luoghi, stando qui nel suo studio di Calcata. E a questo un po' è legata la sua opera Il Tempo, sì. Signa Tempo, che vi facciamo vedere, del 2018.
2017. E questa è un'opera che sta qui a Calcata, è 1,8 km per 2 km e qualcosa. Anche questa è un'opera in realtà aumentata. Perché tempo? Allora, qui c'è una figura che è un vecchio barbuto abitante dei boschi, che potrebbe essere proprio una raffigurazione del tempo, che tiene due tra le mani una specie di filo sottile immaginario, e ai vertici di queste due mani ci sono la casa studio di Costantino Morosin e la casa, lui scrive, di un illustre personaggio di Calcata che possiamo immaginare sia l'architetto portoghese. Questi due soggetti che il tempo, cioè quest'uomo barbuto, tengono, sono, diciamo, del presente. Sì. E a sua volta però collegati con altri luoghi spazio-temporali che sono in alcuni punti del corpo di questo soggetto elfo-tempo, e che sono Narce. Sì, Narce, Pizzopiede, Montelisanti, e poi c'è anche Per scherzare, il Fosso del Peccato. E comunque questa figura è una figura molto calcata, molto riconoscibile. Con questa figura ho messo insieme gli elementi spazio-temporali di questo ambiente. Noi siamo lì dentro, non so se ve ne rendete conto, ma ci siamo. Adesso forse ve ne rendete poco conto, ma c'è un progetto che secondo me è molto carino, ed è quello di partire con un pulmino da Mazzano Romano, un pulmino dove ci sia l'app, Signap, e attraversare la Valle del Treia e quindi sentire tutti i nostri segnali sonori che ci avvertono che stiamo entrando fisicamente dentro un'opera d'arte, ci mostrano l'immagine, e quindi noi transitiamo fisicamente in questo mondo che non è fisico. E questo mi sembra questa linea qua centrale, la strada che unisce Calcata a Mazzano, cioè, potremmo farlo un pulmino, come, cioè, ci tocca fare le cose in piccolo per ora. Perché potrebbe benissimo essere un treno o un aereo, sarebbe la stessa cosa con altri segni più grandi. Se qualcosa non fosse chiaro, Costantino Morosin ha preparato per l'incontro di oggi il manifesto dei Signa World, che sta su quel tavolino, e che invito tutti quanti, tutti coloro che lo desiderino, a prenderlo e portarselo a casa. Leggo. Sì. I Signa sono disegni con perimetro. Questo sì, non è il manifesto è lì. Certo. Cioè, questo è un riassunto su quello che abbiamo visto fino adesso. I Signa sono disegni con perimetro virtuale associato a un'area geografica del mondo reale. Quindi già vediamo, no? Questi due che comunicano, virtuale, reale. Grandi da pochi metri a migliaia di chilometri. Precisamente disegni poligonali a contorno creati su cartografia elettronica con vertici e tracciati che intersecano in modo puntuale eventi o luoghi geografici scelti da Costantino Morosin su tutta l'estensione spaziale terrestre. Luoghi che prendono un nuovo significato e forma virtuale rispetto al contesto al quale sono ancorati. Fanno chiaro quella faccia, quindi. Sto rendendo pubblica la mobile app Signa Art, che ho creato e uso da anni. Ora il metaverso è per lo più legato al mondo immersivo, allucinato, completamente urbano e artificiale. Viene pubblicizzato attraverso l'arte,
ma il suo obiettivo immediato è quello di avvicinare con più realismo il consumatore al prodotto. Così anche l'arte rischia di rimanere intrappolata nelle maglie dell'interesse economico, esserne il richiamo. Il metaverso Signa vive nel territorio, in movimento all'aperto. Il movimento all'aperto è basato sulla scoperta e attraversamento di messaggi insiti in semplici figure a contorno che, come recinti da attraversare, sono in continuo rapporto con il paesaggio naturale, storico e antropico. Fin dal 2002 i Signa sono nati per attuare attraverso l'arte un linguaggio nuovo, per poi contaminare col loro invito alla presenza, parola con cui tu hai iniziato questo dialogo, anche altre espressioni umane. Quindi non soltanto il mondo del metaverso, ma presenza. La nostra presenza, di tutti quelli che entrano in contatto con l'opera. La fruizione esperienziale di questa nuova arte è rivolta a un pubblico molto vasto ed implica l'uso di smartphone e di un'app creata dall'artista Signa Arti. Su quest'app il reticolo delle strade e gli altri riferimenti geografici sono visualmente marginali rispetto ai tracciati luminescenti dei Signa di Morosini, che come si è detto si vedono sulla schermata del proprio smartphone, ma si incontrano e attraversano viaggiando nell'area geografica reale. L'app, con una scia di puntini, mostra la presenza del visitatore in movimento all'interno di questi tracciati d'arte e l'evento del formarsi di una traccia individuale o collettiva testimonia il contatto esperienziale del pubblico con una nuova espressione di arte che può condividere sui social con la stessa app, fatto importante per la sua diffusione, tra chi lo sta scoprendo, con il privilegio di farla conoscere per primo mostrandosi al suo interno. Se qualcuno ha un po' di confidenza con gli ultimi decenni dell'arte contemporanea, capisce che in queste parole, in questo lavoro c'è dentro l'arte partecipata degli anni 70, la New Media Art, l'arte concettuale, c'è tutto il mondo della storia dell'arte contemporanea degli ultimi decenni. Soprattutto, per esempio, questo tipo di espressione immateriale mi permette di disegnare in qualsiasi luogo senza inquinarlo. E soprattutto, l'avere l'app cosa significa? Significa che io posso vedere o non vedere una cosa. Non è che sono costretto a vederla perché uno l'ha fatta sul muro. Ecco. Poi ci sono tantissimi modi per poterla mostrare, questa app. Una è quella appunto di attraversarla, l'altra è di vederla in futuro su dei muri LED nei grandi punti di attraversamento dove si vedranno le opere con tutte le scie delle persone che le attraversano, per esempio. E una serie di altre forme, cioè si potranno vedere come ho mostrato lì col ritratto di mia madre negli schienali dei sedili dell'aereo quando uno passa del tempo e sta attraversando delle opere che ho fatto in sostanza. Immaginiamoci di essere, diciamo, nella testa, nel ritratto della mamma di Costantino Morosin, che sta nel Veneto dove lui è cresciuto. E immaginiamoci di entrare noi fisicamente in un luogo di quel territorio e a un certo punto essere avvertiti che lì c'è il ritratto della madre. Chiaramente è il mio passaggio fisico di persona che entra in relazione con l'opera e con l'artista, che è proprio la cosa essenziale di questo lavoro. In quel momento io entro nell'opera di Costantino, nel ritratto della madre, nel luogo in cui lui è cresciuto, fisicamente nell'opera. Cioè, è una relazione forte. Che è il mio transito fisico nel lavoro dell'artista. Lui può stare nel suo studio, pensare, immaginare, creare lì, qui, accalcata, cose che in tutto il mondo stanno.